Cioè, nonostante tutto, avvocato, siamo ancora in una fase embrionale del caso, quindi ci si aspetta un ennesimo processo all'italiana che andrà avanti per mesi. No, guardate, per le notizie che ho io, oggi è finita la fase delle indagini da parte della Procura Federale, perché sostanzialmente la Procura Federale ha lavorato su tutte le carte che gli sono già arrivate dalla Procura di Cremona. La Procura di Bari non ha mandato neanche un foglio di carta. La Procura di Cremona, dopo gli atti che aveva mandato qualche mese fa, non ha mandato altro, solo in questi giorni ha mandato il verbale del segretario di Gervasoni, perché la Procura Federale non poteva farne a meno. A questo punto chiude la fase delle indagini, nei prossimi giorni provvederà a redigere l'atto di deferimento che poi notificherà i tesserati. Quando il Presidente Abete dice che entro la fine di maggio ci sarà il giudizio di primo grado della commissione disciplinare, ha assolutamente ragione. Relativamente a questa tranche, cioè a tutti i nomi che abbiamo letto sui giornali delle persone che sono state interrogate, il che non vuol dire che siano tutte responsabili, ci mancherebbe altro, ma questa tranche si chiude con oggi per quanto riguarda le indagini, e a fine entro la fine di maggio avremo sicuramente la sentenza di primo grado. Avvocato, l'ultima domanda per me, per quanto mi riguarda: che idea si è fatto il Mario Stagliano uomo di questo scandalo che comunque ha macchiato notevolmente il mondo del calcio, ecco, da amante di questo gioco, da grande appassionato? Non è il primo, abbiamo assistito a tanti scandali, il mondo del calcio, e mi riferisco in particolare ai presidenti di società, non ha fatto assolutamente nulla per cercare di arginare questo fenomeno. Ci si è preoccupati dei diritti televisivi da dividere, ci si è preoccupati della nomina a consigliere federale, o di cose di questo tipo, per carità, assolutamente necessarie per la sopravvivenza della società, ma siccome non è la prima volta che ce ne stiamo occupando, perché è la prima volta che ce ne siamo occupati in epoca recente, cioè legato al fenomeno delle scommesse ufficiali, è stato con Atalanta Pistoiese, era il 2000, poi c'è stato lo scandalo del 2004, poi c'è stato lo scandalo del 2005, adesso è spuntato questo, e inizialmente era un fenomeno abbastanza marginale, nel senso che toccava le persone che di contorno al mondo del calcio, via via che si è andato avanti ha riguardato sempre di più i calciatori. Le società non hanno fatto assolutamente nulla, non intendono continuare a far nulla, perché ho letto che il 20 si convocano per decidere sulla responsabilità oggettiva. Quando passerà poi un'eventuale proposta di abolizione della responsabilità oggettiva lo sanno solo loro, e nessuno si è preoccupato di dire: scusate Tommasi, lei che rappresenta tutti i calciatori, vediamo di metterci seduti e vediamo di istituire delle norme particolarmente punitive nei confronti dei tesserati che in qualche modo vengono a violare i propri comportamenti. E l'unica norma in qualche modo applicabile è chiaramente una norma economica. A questo proprio non ci ha pensato nessuno, non lo fa nessuno. Per dirla come dicono a Bolzano, non gliene frega niente a nessuno. Che idea mi sono fatto? Che se noi andiamo a rileggere le prime frasi della sentenza del 1980, quella del famoso scandalo che riguardava Paolo Rossi, Giordano, Manfredonia, via e via e via, insomma quella degli arresti allo Stadio Olimpico, allo Stadio di Pescara e a Milano, e l'andiamo a rileggere, è un giudizio morale terrificante che la commissione disciplinare ha ripreso in tutte le vicende successive, e pare sempre scritta il giorno in cui viene scritta quella sentenza. È vecchia di 30 anni e il calcio in 30 anni niente affatto. Benissimo. Avvocato, in chiusura proprio una piccola battuta e una sua opinione sul problema relativo alla super procura di Palazzi e al problema della diaria. Se ne è parlato tanto in settimana, ma effettivamente i mezzi a disposizione di Palazzi sono pressoché nulli. E la diaria, tra l'altro, per chi fa parte del gruppo del pool di Palazzi è bassissima. Si vorrebbe dare più potere a questa super procura, ma bisogna anche trovare i fondi, bisogna anche metterli effettivamente in condizione di lavorare. Assolutamente sì, in questi giorni qualcuno avrà dovuto sospendere le proprie attività professionali o chiedere le ferie dal lavoro, perché se devi lavorare 10 ore al giorno per la Procura Federale è chiaro che non puoi stare dietro alla tua attività, e a meno che non stiamo parlando dei vicecapi che prendono poco di più, ma veramente poco di più a livello di euro, per tutti gli altri parliamo di 30 euro al giorno, cioè chi oggi è interrogato per 10 ore Gervasoni ha incassato 30 euro al giorno lorde. Lorde, ecco,
rendiamoci conto di quali sono i mezzi a disposizione di questi dilettanti che fanno molto 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 più di quello che potrebbero fare, non avendo poi tra l'altro armi, perché non è che come il pubblico ministero o l'autorità, l'agente di polizia giudiziaria che sai perfettamente che quando ti stai interrogando poi domani se hai fatto il furbino potrebbe richiedere al GIP l'ordinanza di custodia cautelare. Qui quando ti interroga il sostituto, il collaboratore o il vicecapo della Procura federale, sostanzialmente non, se tu menti non ti può fare assolutamente nulla, salvo poi riuscire a trovare il pentito. Fortunatamente in questa vicenda sono usciti fuori i pentiti. Avvocato, il tempo è tiranno, il discorso è molto interessante, lo riprenderemo perché chiaramente ci saranno aggiornamenti nelle prossime settimane. Noi intanto la ringraziamo per il suo contributo e le auguriamo buona serata. Grazie, buonasera a voi. Buonasera avvocato. Buonasera avvocato. Salutiamo Mario, l'avvocato Mario Stagliano, linea a te Matteo.